Io sono il dottor Di Bella, sono il dirigente che dirige per l'appunto l'ufficio affari europei internazionali, biodiversità internazionali, UNESCO, eccetera. Sono qui a portare il saluto del direttore Maturani, che ovviamente è sempre per noi presente, perché voi sapete essere stato per più di 10-15 anni il dirigente che ha di fatto presidiato al sistema di aree protette nazionali, visto che si è sempre occupato dell'istituzione, del monitoraggio, della sorveglianza degli enti parco. E mi piace partire proprio dall'ente parco, anche se io evidentemente mi occupo anche di strategia europea, di G20, soprattutto il COP15 Grooming, proprio perché è la strutturazione dell'ente che rende possibile, che ha reso possibile anche trovare un minimo comune denominatore per tutte le attività che sono state anche citate in pregresso. Penso anche al progetto sulle razze da parte della regione siciliana, penso alla necessità di mettere mano al piano paesaggistico, penso a tutti quelli che sono gli strumenti di programmazione che andiamo ad assommare sul territorio e che grazie alla presenza di un ente parco evidentemente riescono a trovare una piattaforma comune di dialogo. Prima è stato detto del programma Man in Biosphere, personalmente lo seguo da oltre 13 anni ed è stata una delle attività che il Ministero ha voluto fortemente riattivare in Italia per cercare di dare un luogo fisico in cui far riunire tutte le aree protette che sono interessate a guardare non soltanto alla conservazione, ma guardare la conservazione dinamica, quindi guardare a quello che era lo scritto, se vogliamo, della legge quadro sulle aree protette, la 94, che prevedeva già oltre 25 anni fa, in questo senso anche l'Italia, come la regione siciliana, è stata pionieristica, prevedeva già una considerazione di quelli che sono gli spazi da guardare, come dicono in ambito UNESCO, ovvero sia il territorio che va oltre le zone di protezione, le zone centrali evidentemente delle aree protette. Io sono qui adesso per parlarvi magari di quello che possono essere i vari passi per portare avanti questo disegno, però prima devo anche ricordare come le istituzioni centrali stiano ormai da diversi anni portando molta attenzione al territorio e molta attenzione al territorio da dove ce n'è bisogno. Parliamo ovviamente delle misure che sono state avviate già due anni fa grazie all'ISEA, quindi grazie a questo concetto innovativo istituito presso gli enti parco nazionali, che quindi rende conto anche di quello che è il tessuto economico produttivo, e ne avete avuto un assaggio proprio alcuni mesi fa in questo periodo difficile che stiamo vivendo grazie ai contributi che sono stati erogati dallo Stato. E questo è possibile grazie alla presenza di un soggetto sul territorio che sia presidio evidentemente della tutela della biodiversità, che è quella per la nostra mission, ma anche di quello che è di quelle pressioni antropiche che non riconosce, che se non riconosciamo evidentemente non potrebbero portare ad una tutela efficace ed effettiva. E da altri strumenti che sono stati messi in campo, lo sapete, sono quello dei patti per il clima, quello evidentemente nato da quella che oggi di fatto è una relazione univoca che viene portata anche a livello internazionale, lo dico perché è una delle parole chiave del G20, la presenza del G20 ambiente, e saranno dei temi chiave anche per le due COP, le due conferenze stabilite, delle più importanti convenzioni multilaterali dell'ambiente. Scusate se faccio una digressione un po' fuori luogo forse, ovvero sia quello del collegamento stretto tra cambiamento climatico di fatto e perdita di biodiversità, perché è un po' quello. Noi stiamo attendendo il rapporto di Lipes, che è la piattaforma scientifica sui servizi ecosistemici, che ci andrà tra qualche settimana. Stiamo attendendo ancora a ribadire questa centralità. Di fatto è il legame tra uomo e conservazione della biodiversità, e qui torniamo alla relazione bilanciata che è la base del programma Uomo e Biosfera. È stato detto bene, sono 19 riserve della biosfera italiana, abbiamo diversi esempi e pratiche di sostenibilità che sono emerse grazie a questo programma, che a differenza di altri programmi UNESCANI non va a trovare un unicum, un qualcosa di un eccezionale valore universale per usare la convenzione più nota del patrimonio mondiale, ma va invece a riconoscere attorno a quello che è una record, una qualità di servizi ecosistemici, riconosce in effetti la qualità della conservazione, e la qualità della conservazione declinata attraverso iniziative di sviluppo. Sapete che per l'appunto nella perimetrazione, così andiamo anche un po' sul pratico, visto che poi nei prossimi mesi occorrerà lavorare su format, documenti e cartografia, sapete che la perimetrazione di una riserva della biosfera parte dunque da una raccolta, una rabatta, che quindi è veramente il paradigma essenziale di ogni area protetta, e si sviluppa invece attraverso un'area che viene chiamata di transizione o di cooperazione, all'interno della quale sono sviluppate quelle che sono le attività
legate allo sviluppo sostenibile e quelle del cosiddetto supporto logistico. Vedo qui il comando che prende parte, il CUFA che storicamente ha preso parte, prima come gruppo forestale dello Stato, dato che il CUFA ha l'idatore del comitato, del Comitato Nazionale Tecnico Mato. E sa perché ogni anno andiamo a valutare e verificare quali sono state le proposte che vengono dal territorio in questo senso, quindi andare a fare anche un po' le luci sui format di candidatura per verificare se è tutto a posto affinché l'UNESCO possa accettare le nostre proposte. Dunque, sono tre le funzioni, così richiamo anche dal punto di vista del scambio del programma, sono appunto funzioni di conservazione, sviluppo e supporto logistico. Quest'ultimo è collegato a quella che è la natura primigenia del programma, che nasce nel 1971, oggi quest'anno ricorre i 50 anni, ed è stato il primo programma di fatto assieme alla Convenzione di Ramsar a riconoscere per appunto l'importanza delle aree protette come motore di approfondimento, ricerca, sviluppo, educazione e in sintesi anche sviluppo. Esiste ovviamente per andare avanti rispetto a questo processo dovremo andare a rendere conto all'UNESCO di quelli che sono i meccanismi di governance e gestione del sito, e ovvio che la presenza dell'ente banco è una presenza che ci rende molto possibile presentare il comprensorio a sé stante, come diceva il professor Perdillo prima, evidente che la finalità del programma di comprensorio è anche far emergere quello che è un comprensorio, quello che è un sito a livello mondiale, e quindi far riconoscere sulla mappa dove siamo e che cosa facciamo e cosa dovremmo andare a fare nel futuro. E questo processo in genere porta via come designazione, richiede un paio di anni, qualche elemento ancora più operativo, richiede la presentazione al Ministero per una prassi che ormai si è via via consolidata da qualche anno, di una di bozze, di format e quindi di quello che è l'application form che è prevista a livello internazionale, e poi culmina con quello che è l'invio presso il segretario della mappa. In genere noi individuiamo una fase di preparazione che è quella tecnico-scientifica, che grazie anche al PAC, evidentemente a quelli che sono gli studi scientifici anche condotti dal professor Chioccio, evidentemente sulla Lago di Vere, ma non soltanto, su tutto quello che è il comprensorio, ci dà una mano a dare una spiegazione di quelli che sono i valori ecosistemici del sito, e poi si sviluppa piano piano con questa preparazione della documentazione del materiale di candidatura e allegata cartografia. Si arriva evidentemente poi al momento della valutazione, che passa attraverso un organo tecnico da parte dell'UNESCO che raccoglie degli esperti che per anni hanno seguito candidature o processi di monitoraggio, di reporting legati alla riserva al programma MAB, e poi si conclude ovviamente con la candidatura. Io dico sempre con l'iscrizione nella rete mondiale o nel rinvio laddove serve ulteriore informazione evidentemente. Non è un percorso facile, ma soprattutto un percorso che ci interessa per il dopo. Nel senso che il riconoscimento di un sito UNESCO, si tratti di appunto quello che può essere stato nel 2014 l'iscrizione della pratica agricola di batteria nella lista rappresentativa, piuttosto che non il riconoscimento stesso dell'ente dato, sono di fatto a livello nazionale quantomeno, si tratta di punti evidentemente di partenza per lo sviluppo del territorio che richiedono la partecipazione di tutte le componenti. È evidente che l'ente dato semplifica questa governanza avendo già degli strumenti previsti per legge. Però al tempo stesso sono strumenti che non sono scontati, così come non sono scontati anche quelli che sono i piani e la gestione che occorre concordare tutti insieme. Sarebbe l'azione 4, prevede delle azioni che poi spesso vengono un po' dimenticate dai territori, come la costruzione del piano socio-economico. Allo stesso tempo anche il MADA chiede di fatto quello che è una pianificazione futura delle attività da portare avanti, e questo effettivamente, cioè questo, in effetti richiede l'attivismo di tutti, una partecipazione aperta e sincera per riuscire a intravedere quello che è il percorso in comune. Devo dire, su un'isola viene da dire potrebbe essere un po' più facile, ma non è scontato. Non è così. Esatto, per me bisogna delle persone che in Italia variano da quello che possono essere l'ex Isabella di Nicole Menuccio, fondatrice iscritte con 7 comuni, o Miramare ad esempio che ha al centro una rete metropolitana, fino a il Ticino e il Val del Bano, che sono 216 comuni, quindi abbiamo veramente uno iato enorme tra, quindi una complessità diversa nella gestione nella governance, e quindi dobbiamo trovare evidentemente ad ogni situazione soluzioni diverse e che possono andare a che possono essere efficaci. E nulla, quindi quello che mi sento di dire, mi raccomando, di coinvolgere tutte le componenti attive dell'isola, sia perché quello di UNESCO però ce lo andrà a richiedere, per quella differenza di altri strumenti multilaterali, il
Corona Label, non avendo, diciamo, un sistema di ispezione sul sito, evidentemente si affida molto a quello che è il consenso espresso in diverse modi, in diverse modalità all'interno della procedura di candidatura. Sia soprattutto occorre veramente anche fare condivisione, divulgazione di quello che è il processo. L'UNESCO chiede sempre un processo sia partecipato, ma se partecipato nei fatti non è l'intenzione, evidentemente. E dunque quello che dovrà essere portato avanti è anche piano piano uno sviluppo programmato e perfetto di tutto il processo di candidatura, quindi anche la preparazione dei documenti, preparazione di quello che vuole essere poi la strutturazione dell'agenda della Russia che si vuole andare a proporre. Punto fondamentale è il consenso, che poi di quello di fatto si tratta. Non ci fare spaventare. E non vuole fare spaventare, cioè è vero che il consenso, come è stato già detto, è responsabilità. Consenso e responsabilità, ed è quella che lo Stato ha messo evidentemente ad agio, ed è quel credito che è stato dato con gli interventi fatti di recente, ed è un credito che ci meritiamo, devo dire, e però voglio ricordare evidentemente sulla prima sua responsabilità. Chiudo soltanto ricordando che all'interno dei processi internazionali ed europei, oltre all'obiettivo 30-30, che è uno degli obiettivi che stiamo portando avanti, quindi la tutela del 30% delle superfici terrestri marine entro il 2030, e l'altro criterio fondamentale è quello dell'effettività della gestione. L'effettività della gestione di un'area protetta passa per il dialogo e il rapporto con la cintura che vi è al di fuori. Per questo il programma MAB è una delle iniziative che noi riteniamo sempre essere state sempre molto interessanti, perché oltre a riuscire ad andare molto fuori dei reparti nazionali, che quello già la 34 ce lo consentirebbe, per quanto riguarda il Ministero ci consente di fare policy e politica anche nelle aree protette regionali, e quindi anche in quei siti su cui non abbiamo un diretto, noi esercitiamo una diretta sorveglianza. E nulla. Quindi intanto faccio un bocca al lupo, vi chiedo veramente molta continuità di lavoro. Petrino, sarai tu nel board. No, io ovviamente vi ringrazio tutti i partecipanti. Grazie a te.